Eccomi qui ragazzi, nel mio habitat naturale al 100%. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sapete che quando non inizio le prime parole di un video con il mio classico saluto, c'è qualcosa che scotta, c'è qualcosa che di veramente importante. Poi ben sapete che io quando mi trovo di fronte a queste cose, mi trovo a sentire un po' di vento dell'est, sia per quanto riguarda i mezzi, per quanto riguarda le mappe, eccetera, divento un'altra persona, non sono tra virgolette più me stesso, vado un po' fuori di testa, sono un po' indemoniato e devo dire che ho ragione di esserlo. Oggi sono qui appunto per presentarvi questa opera d'arte delle Officine Kirov. È un po' di tempo che volevo presentarvela, ma tra virgolette l'ho un attimo tenuta lì. Mi era stata data già da tempo, è un po' di tempo appunto che ci giocavo, la provavo, eccetera. E devo dire che devo fare un inchino al creatore che è il carissimo Erlan, che lo possiamo definire un guru dei Kirovez, perché appunto in tutti i capitoli scorsi, già dal 13, eccetera, tutti, diciamo, i migliori Kirovez sono stati fatti di base da lui. Poi ce ne sono migliaia in giro, però sono, diciamo, edite così, e lui, chiamiamolo un po' il papà di questo mezzo in farming simulator. Quindi lo ringrazio e lo saluto, anche se non capirà una tega, però non importa. E niente, appunto siamo di fronte al Kirovez, alla serie ragazzi K700A e K701, che sono appunto differenti, cioè in realtà tra virgolette la macchina è la stessa, però hanno motorizzazioni diverse e cose appunto diverse. Io in questo video sarà un video appunto targato dell'est, mi trovo in una mappa dell'est, poi vi dirò dove. La presentazione sarà un po' lunga, andremo a fare un bel test, non voglio darmi limiti di tempo, eccetera. Voglio godermi un po' questo modo qui, farvela diciamo vedere per quella che è, anche se dovrei stare qui 6 ore. Comunque niente, mettetevi comodi perché veramente ne vedrete delle belle. Qui ho già preparato la schiera, ho già preparato l'armata rossa, sì, così possiamo chiamarla, e andremo a testarli tutti e quattro. Ora sì, vi dico perché ne ho presi quattro modelli differenti, anche se sarebbero stati, diciamo, sei da prendere. E basta. Quindi, prima di andare a vederli, provarli, eccetera, andiamo ovviamente allo store, che andiamo a vedere appunto tutte le configurazioni, eccetera. Poi ammireremo i dettagli e quant'altro. Quindi, sezione appunto veicoli, categoria dei trattori grandi. Scorrete in fondo, eccola qua, Kirovez K700A. Di base abbiamo 78.000 euro di costo. E qui, ragazzi, sono un po' combattuto seriamente perché mi prudono le mani che lo voglio mettere in carriera al posto dell'Oxerion. Non lo so, voi guardate la presentazione, vedete un po' tutto quanto e poi mi dite, ditemi se mi piacerebbe così dare un po' di Est Europa alla mia carriera, anche perché sinceramente ho fatto i conti, ve lo dico adesso, che praticamente per comprare l'Oxerion, attrezzatura, eccetera, dovrei andare a spendere 400 e mi pare 80. 460 con attrezzi, cioè con l'Agrisem e tutto, quindi diciamo col Kirovez si risparmierebbe, ecco. Comunque dai, allora torniamo alla nostra mod. Questo è il diciamo il modello base, il K700A, eccolo qui.
Io lo preferisco così, ragazzi. Questo ha veramente una marea di configurazioni, di personalizzazioni, di cose, di cianfrusaglie. Io sono più per l'acqua e sapone, così chiamiamolo nudo e crudo. Quindi, sì, poi ovviamente sta a voi. Allora, andiamo a vedere un po' le configurazioni. Abbiamo la prima voce, il safety frame, che ci dà praticamente... è l'opzione che dà l'aggiunta dei parafanghi e l'arco, diciamo, chiamiamolo l'arco di sicurezza, appunto questo dà il back additional fender, che sono i parafanghi posteriori, eccoli qua. Poi abbiamo safety frame 1, che è quello così semplice. Adesso un attimo ve lo coloro, che così lo potete vedere, eccolo qua. Ok, abbiamo il safety frame 1, qua ci sono per ogni opzione ci sono combinazioni, quindi uno più questo più l'altro più quest'altro, potete sbizzarrirvi. Come vedete abbiamo il primo safety frame con i parafanghi, poi abbiamo il secondo safety frame che è quello quadro, poi lo andremo a vedere, come vedete quello quadro con i parafanghi dietro. Poi abbiamo il terzo safety frame senza parafanghi e con parafanghi. E poi appunto abbiamo questo qui senza niente, quindi ben vedete sono un sacco di combinazioni. Abbiamo l'additional lightning, che sono praticamente le luci aggiuntive. Questo è il primo design che si aggiungono qui lateralmente al cofano. Il secondo design che è questo qui, la lucina a lato. Poi abbiamo il terzo design che si aggiungono questi arancioni sopra. Poi abbiamo i lampeggianti e basta. E qui partono il design 1 più 2, 1 più 3, 1 più 4, 2 più 3, 2 più 4, 3 più 4, 1 più 2 più 3, 1 più 2 più... cioè, potete sbizzarrirvi, fare tutte le combinazioni possibili immaginabili e basta. Io poi me ne ho fatto uno con tutto quanto e ok. Bon, perfetto, questa è la questione luci. Abbiamo l'external tuning, che è la possibilità di cambiare il filtro. Vedete che qua abbiamo il filtro basso, poi abbiamo anche la possibilità delle trombe sopra. Il terzo design è quello dei cunei di stazionamento, vedete qui nel parafango che si aggiungono. Il quarto design è quello con il catering frangente dietro, il triangolo sul serbatoio. Ecco qua, vedete che si aggiunge. E basta, poi design 1, 2, 3, più 4, più 6, più 24, più 30, eccetera, eccetera. Potete sbizzarrirvi. Poi, quarta voce, ragazzi, l'internal tuning, che abbiamo delle piccole chicche all'interno della cabina. Adesso sì, ve le mostro da qua, ma poi le varianti le ho già selezionate. Qua abbiamo una borsa per i nostri panini con un rotolo di Scottex. Il numero 2 abbiamo la borsa dietro alla leva lì delle marce, il rotolo di Scottex qui sopra. E basta, queste sono le due varianti, poi ve lo faccio vedere meglio. Scorriamo giù, abbiamo le ultime due, che sono le configurazioni delle ruote, ragazzi, e la configurazione motore. Qui ci sono ben 6 varianti di motore con 6 potenze diverse. Qui la V8, abbiamo il motore V8 default, che è quello da 235 cavalli, e attenzione che ogni motore ha il suo sound diverso, quindi ci sono 6 motori e 6 sound. Questo, per questo vi ho preparato 4 kHz che le andiamo a provare tutti e 4, così sentirete i diversi motori. Non li ho preparati tutti, perché sennò veramente sto qua un'infinità, ho preso diciamo quelli che mi piacciono di più. Quindi V8 default, V8 da 250 cavalli, V12 da 300 cavalli, V12 abbiamo l'altra selezione, un altro tipo di motore, che è praticamente una seconda serie, sempre da 300, V8 da 360 cavalli, V8 da 400 cavalli e basta, queste sono le configurazioni del motore. Quindi ragazzi, veramente, scusate, qua a rispetto allo Xerio risparmiamo e dai. Niente, vabbè, dai, io sono qua che scalpito per averlo in carriera. Comunque, dai, vediamo. E niente, ultima opzione, ragazzi: configurazione delle ruote. Le standard, che sono queste qui, che a me piacciono davvero tanto.
Pneumatici larghi abbiamo le Mega X-Bib, pneumatici larghi Mitas, che sono le 1000, e poi abbiamo le doppie ruote con diciamo il disegno, quello standard. Ecco qui. Bene, poi ragazzi, qui abbiamo tutte le tavolozze dei colori, colore cerchioni, colore dei decal, che è praticamente il, questo qui, la scritta laterale, il colore della cabina, abbiamo il colore del safety cage, quello insomma le, i roll bar, chiamiamoli così, è il colore principale, eccolo qui. E il colore design è quello della griglia anteriore. Come ben vedete, potete sbizzarrirvi, fare le combinazioni che vi pare piace. Non avete tutta la tavolozza, sono questi colori, diciamo, qui, dal giallo, rosso, bianco, grigio, grigio scuro, grigio canna agico, canna di fucile, nero, eccetera. E ok, insomma, vedete voi cosa, come vi pare piace. Perfetto, queste sono le configurazioni. Io direi che più di così, tra virgolette, si muore. Fantastico, fantastico, fantastico. Poi, mamma mia, l'impegno di fare tutte ste configurazioni, tutte ste cose, tutti i motori diversi, i sound diversi. Cioè, questo a me, questo è il modding che mi piace, questo è l'impegno che si vede su un lavoro, cioè veramente fantastico, ragazzi, fantastico. Quindi, allora, vi dico, questo qui, ragazzi, il K701, che è appunto il V12, quello da 300 cavalli semplice, che andremo a provare. Poi abbiamo il K700A, qui ho fatto la configurazione così, con tutti, diciamo, tutte le luci, tutto il tuning esterno, le gomme larghe. Ecco qui. Qua vedete i fari che vi dicevo prima, abbiamo i due laterali, questo qui, i cunei, questi qui sopra, i lampeggianti. Guardate ragazzi lo scarico, guardate la texture del ferro zincato con la protezione dietro per non praticamente incendiarci in cabina. Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Di cosa stiamo parlando? Pazzesco. Qui abbiamo anche il tuning, quello lì con la borsetta dietro, eccola qua. Con la carta igienica, tac, fantastico, fantastico, mamma mia. Qui abbiamo appunto anche il catarifrangente dietro, parafanghi, eccoli qui. Poi abbiamo quest'altro, ragazzi, ho messo il secondo safety bar, quello lì quadro, colorato di nero. Questo è il K700A, che ha il V8 da 360 cavalli. Eccolo qui, ecco qua il secondo interno con la borsetta e lo Scottex sopra. Che dettagli poi, ragazzi, il modello, cioè, pazzesco, pazzesco. Sollevatore manuale e attivazione della PTO manuale. Guardate qua anche, ragazzi, l'accortezza dei tubi, scusate, dei tubi, dei serbatoi d'aria, che quando avete il bull bar così si spostano, in realtà, diciamo, nella versione default sono lì. E ok, l'ultimo, questo qui rosso, ha, diciamo, è il vuoto di default, quello da 235 cavalli che andremo a usare in trasporto, che ci hanno chiamato dal biogas, che gli serve disperatamente un carro di trinciato e lo vogliono portato col kilowatt, quindi pazienza, ragazzi, dobbiamo adempiere, insomma, alle richieste del biogas e via. ok, perfetto. Io direi che ho parlato abbastanza, quindi niente, è giunta l'ora di sentire all'opera sti mostri, quindi saliamo su questo qui, col V12 da 300 cavalli, che è uno, diciamo, secondo me, quello che preferisco di più come sound. Mostro, ragazzi, il sollevatore manuale, attivazione della PTO manuale, tasto B,
Vedete il cardano che si attiva. Qui è nel mezzo. Il cardano sopra è quello della trasmissione, della presa di forza, e quello sotto è quello, diciamo, della trasmissione delle ruote. Bon. In cabina, ragazzi, animazione, acceleratore manuale, acceleratore qua, a pedale, marcia, avanti indietro, marce, come ben vedete, retromarcia, frizione, tutto quanto, tutto animato. Adesso lo andiamo a provare con l'Agrisem, che è quello che vorrei prendere in carriera, di soldatore. Non so quanto si sente la mia voce, ragazzi, perché qua... 300 cavalli V12 con un attrezzo sovradimensionato per 400 cavalli, e adesso vedete come se la caverà. Così sentite anche il motore pieno, sound al massimo. Metto l'helper che così va dritto, eccetera. Ma sentite che minimo, ragazzi. Santo cielo. Tachimetri tutti animati, velocità, giri, temperatura, tutto quanto. Sono scritte ovviamente in russo, ragazzi, io non so tradurvi tutti i tachimetri. Guardate che qua le cuffie che si muovono, i sobbalzi. Ma sentite in cabina che roba. Voi non potete vedere, ma io ho i brividi adesso, ho i brividi. No dai ragazzi, io lo devo comprare in carriera, non ce la faccio, non posso resistere. Senti che roba. Mamma mia. Beh, io richiudo e parcheggio, perché sennò veramente mi metto qua e vado avanti tutta la presentazione, perché c'è, cioè, non so, poi cioè, o che sono, sapete che io vado fuori di testa con queste cose, sarà un po' esagerato, però mamma. Poi vi farò vedere tutto di notte con la retroilluminazione, eccetera. Andiamo in accelerata. Santo cielo, fermatemi! Fermatemi, ragazzi! Fermatemi! Boh, spegniamo questo, andiamo a provare
il vuoto da 250 cavalli. Questo che avete sentito appena adesso, ripeto, V12 da 300. Boh, saliamo su. Abbiamo un piccolo coltivo, piccolo coltivatore dimensionato giusto, ragazzi. Ma trovatemi un altro modder ora come ora che fa 6 motorizzazioni e fa 6 sound diversi. Vabbè, vedete che qui la gommatura larga, vi dicevo, non mi fa impazzire. Questo attrezzo, ragazzi, è giusto, è tarato per 250 cavalli. Mamma, sentite quando inizia la salita qua che va in carico il motore. Avrei potuto fare una presentazione muta, ragazzi, veramente, perché io parlo, sono qua che blattero, non so neanche cosa sto dicendo perché sono fuori di me, ma... Cioè, che moda ha tirato fuori? Ma di cosa stiamo parlando? Ripeto, di cosa stiamo parlando? Spero vi stiate rendendo conto. Gancio. Beh, posso agganciare anche qui così tanto. Occhio. Vabbè, comunque penso abbiate visto hose a posto, quindi abbiamo prese pneumatiche, idrauliche, elettriche, tutto quanto ok. Spegniamo questo. Un secondino, giusto per mostrarvi, per farvi sentire il motore sotto presa di forza. Prendiamo questo, il 700A, che è il vuoto da 360 cavalli. Abbiamo l'albego. Anzi, no, non vado avanti e indietro perché sennò sto qua 6 anni. Vi attacco solo la presa di forza, vi attacco, vi attivo. No, dai, non ce la faccio, 2 metri devo farli. Perdonatemi, ragazzi. Tanto una presentazione così non so quando ricapiterà, quindi portate pazienza. Tutti i tachimetri che vanno su quando si attiva la presa di forza.
Mamma mia. Bon, basta. Dai, ci diamo una mossa e dobbiamo andare al biogas, che qua stanno aspettando il trinciato. Là, lanciamo la nostra pego. Bon. E adesso, ragazzi, questo piccolino qui, il vuoto da 2,35. Mamma, attenzione. Attenzione adesso. Boh, via. Io starò zitto, ragazzi, sul tragitto. E vi avevo detto che avrei detto dove mi trovo. Qui sono nella Bruzda. E questa è una versione, una conversione non ufficiale. E, ho sentito Agro Priotro Mods, che sono i creatori, e mi hanno detto che tutte le versioni che trovate in giro di questa e della Don Sulos Lasca VS sono conversioni non autorizzate. Io ho chiesto se potevo usarla lo stesso per i video, eccetera. Mi ha detto sì, va bene, non preoccuparti. E bon, comunque sappiate che se le scaricate non è ufficiale. Mi hanno detto che stanno facendo una loro mappa nuova per il 19. Sono qua che aspetto tutto. E bon, comunque sono sulla Bruzda. Dai, via. Quando il motore va in carico, ragazzi, è orgasmo, basta. Qualcuno faccia un monumento a Erlan. Qualcuno faccia un monumento a Erlan, ragazzi. Ce non lo faccio io. Mamma mia. Guardate la scritta, ragazzi, della cuffia. Can you hear me? Dai. Ma qui siamo in un altro mondo. Ma di cosa... Ma ci siamo. Non è un mezzo adatto proprio per il trasporto
Sì, in realtà fu creato per il trasporto dei missili, eccetera. Poi appunto è stato, cioè è nato come mezzo militare, poi è stato convertito, diciamo trasformato, buttato letteralmente nei campi alla fine della guerra, quando si è convertita, diciamo, l'industria. Sì, facevano i trasporti, però adesso non è che lo usano sotto i carri, eccetera. Lo usano, pestano insilato, fanno, sì, un lavoro sui campi, lavori gravosi, però trasporto, insomma, ragazzi, penso che farsi 10 ore di trasporto su una macchina del genere, cioè, mamma mia. Magari sei in campo, butti su marcia e via, ma trasporti, ragazzi, sono un'altra cosa. Bon, scarichiamo. Santo cielo. Piango, piango e piango. Guardate che lord. Come vedete, ragazzi, tutti gli orchi che vi dicevo prima, eccoli qua, tutto agganciato, a posto. Lasciatemi qui dentro, ragazzi, lasciatemi qui dentro. Quanto bella è sta mappa. Cristo santo. Mm.
Ok, siamo tornati. Anche se io non sarei mai tornato, avrei iniziato a girare per l'Abruzzo da continuamente a vuoto. Santo cielo. Comunque, vi mostro la notturna, tutta la fanaleria, eccetera. Allora, là. Spia di sinistra che segnala i fari. Seconda spia per i fari di lavoro. I fari dietro, ragazzi, ci sono di default, quelli sopra la cabina da lavoro ci sono sempre, anche se non selezionate nessun design. Frecce. Con spia lì, quattro frecce. E ok, l'altra spia, ragazzi, rossa, quella di sulla destra, è sono i lampeggianti, e poi appunto quella di accensione, rossa, eccola. Ok, beh, se volete, giusto per completezza, vi mostro la fanaleria completa, che è su questo qui, questo rosso. No, scusate. Ecco qua, così faccio vedere anche gli altri fari. I mortacci sua, oh là, boh, perfetto. Ecco qui, questi sono i fari aggiuntivi. Quello laterale, quei due davanti sopra il cofano, cioè al lato del cofano, quei tre sopra lì. Lampeggianti. Basta! Ragazzi, faccio diventare giorno e io vi saluto. Ho messo anche pioggia. Vediamo che passi. Un attimo. Là. Bene, ragazzi. Io a questo punto termino qui il video. Spero ovviamente vi sia piaciuto, spero siate riusciti ad arrivare alla fine. Mi scuso se mi sono dilungato, però mi conoscete, sapete come sono fatto. Io quando vedo ste cose vado fuori di testa, veramente. Io non ho parole, non so cosa dire, faccio un inchino e un monumento a Erlan. Spero vi siate resi conto di che calibro è questa mod. Questo è il modding che mi piace, soprattutto è l'est che mi piace. Ah, dai. Mamma, mi dispiace veramente per i giocatori di console che non possono avere l'onore di giocare con questa perla qui. Vi dovete accontentare di quello che c'è, diciamo, nel mod hub, che è quello di SFM, BM Modding, ma è un altro mondo rispetto a questo. Cioè, qui siamo davvero proprio in un altro universo, neanche in un altro pianeta, in un altro universo. E niente, ragazzi, a questo punto io spero ovviamente vi sia piaciuta la presentazione. E cosa dire? Boh, passo la palla a voi, provateli, guardateli, ditemi se sono io fuori di testa o se ho ragione di andare fuori di testa a vedere una mod del genere. Davvero, basta, non dico più niente. Link in descrizione, fatemi sapere. Vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e ci vediamo prestissimo. Fatemi sapere se posso prenderlo nella carriera o devo prenderlo serio. Niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao.